piemontesi, amici delle altre nazioni, dalla Padania, amici ospiti, oggi stiamo per ripetere, grazie a Umberto Bossi, un rito ancestrale, antico, molto più importante di tutto quello che noi facciamo in politica. Bossi e la Lega hanno avuto il merito di riportare il sacro in politica, il senso di appartenenza alle nostre tradizioni, ai nostri miti, ai nostri ricordi, ai nostri avi che ci hanno insegnato e hanno tramandato di generazione in generazione l'amore vero della natura, del nostro territorio, che si fonda su questo senso di appartenenza. Oggi sono le nostre bandiere, che noi, a differenza di quelli che hanno fatto politica per decenni anche sul nostro territorio e ai giovani sono riusciti al massimo a mettere in mano una siringa, noi grazie a Bossi, a questi giovani, a questi ragazzi, abbiamo messo in mano queste bandiere di libertà che oggi vediamo, le nostre spalle, no, alle quali noi oggi rivolgiamo, è la festa dei popoli padani, ma è anche la festa dei popoli europei, perché noi siamo in Europa, grazie al voto dei padani, a rappresentarli tutti, anche quelli che grazie a una legge iniqua e centralista voluta da Bruxelles non hanno rappresentanza, li rappresentiamo noi. Non ci sono i baschi, non ci sono i bretoni, non ci sono nemmeno i valdostani e i sardi, non ci sono molti popoli che come noi aspirano a vedere realizzato un diritto naturale, quello all'autodeterminazione e all'indipendenza. Adesso in Belgio le cose si mettono bene per noi che crediamo nell'autonomia e nella libertà dei popoli. Noi abbiamo una speranza. Beh certo, in politica giustamente Bossi e la Lega e tutti noi ci battiamo per realizzare il federalismo, ma avendo nel cuore un obiettivo di libertà forse più vicino di quello che molti pensano. Oggi qui siamo già liberi, siamo già liberi. E Bossi, con quei gesti semplici, circondato dai bimbi, raccogliendo con loro l'acqua del Po qui, dove il Po è ancora come lo vedevano i nostri antenati, limpido, pulito, sgorga dai nevai del nostro Monviso, la montagna sacra della Padania, no, e poi attraverso il viaggio che Calderoni, accompagnato dai militanti, farà fare l'ampolla preziosa che poi verrà versata, il cui contenuto verrà versato. Beh, io credo di interpretare il pensiero di tutti i piemontesi, di tutti quelli che sono qua. Adesso abbiamo anche il nostro governatore, un uomo che dal governo del Piemonte non si illudano, dove noi lo manterremo saldo come merita, perché voluto dal voto, dalla passione, dal sacrificio di quelli che hanno reso possibile questo miracolo, come quando abbiamo conquistato le province, Cuneo, Opiella, con la forza dei nostri combattenti, e oggi siamo qui tra patrioti e combattenti. Beh, sono già presenti su questo palco due grandi combattenti, il governatore Cota e il superministro Calderoni, a cui saremo sempre grati, e al giorno sui libri di storia ci sarà scritto il nome di chi ci ha liberato da 300 e passa mila leggi di merda romane, no, e ci ha alleggerito la bella burocrazia, e non si è accontentato di farlo con un decreto, neanche bruciate come faceva il grande Nerone. E quando ci vuole, allora la forza di questi patrioti che fanno
che non si limitano a predicare, che concludono, che combattono. Io voglio dire solo una cosa a tutti quelli che ci ascoltano, magari attraverso le radio, a nome di tutti i patrioti piemontesi, perché qui è ovviamente la festa storica, ancestrale del nostro vecchio Piemonte. Abbiamo ascoltato tutti, abbiamo cantato l'inno dei Cuscrit del Piemonte. Voglio ricordargli che noi siamo conosciuti come Bugianei per un motivo molto semplice, perché i nostri antenati, i soldati sulla Sieta, sono stati fermi anche quando hanno dovuto difendere Piemonte da truppe meglio armate, molto più numerose, e siamo pronti di nuovo a difendere il nostro governatore. Dio ce la metta, la nazione, voglio che ce la tocca, non ci illudono, credono e ci trovano. Noi non abbiamo bisogno, no, dei servizi d'ordine, no, non vengano, non ci tocchino la vittoria.